Milkair! Milkair e Lion! Che bella ship con Milkair! Oggi guardiamo un altro video, potete vedere lì l'internet dipinto su Minecraft. Cioè, cosa vuole dire? È molto semplice. Praticamente, l'internet, però, come se fossero... Adesso lo capiamo. Facciamo prima perché non so bravo a spiegare. Mettiamo un po'... Alziamo la musica che Milkair c'ha orecchio, si sceglie bene. Eccolo lì, il grande, grande, grande. Chissà com'è Milkair. Curioso io, sarà bello sicuramente. Google Chrome, magari una ragazza, chissà. Google Chrome, nuova tabella. Google Chrome. Aspettate perché questo è difficile da capire, eh. Bisogna capire. Non ho capito. Non ho capito. Voi avete capito? Io non ho capito. Forse vuol dire che quando apri un'altra finestra sul browser internet te ne aprono un miliardo? O che ti si ritorce con... Ma... È fastidioso magari a volte, però vabbè. Boh, andiamo avanti. Internet Explorer. Beh, questo... Questo lo usa solo Jerick, eh? È un po' lento. Internet Explorer è un po' lento, eh? È meme che sia lento più che altro. Non, in realtà non so quanto è lento. Non lo usa più nessuno. Usate Internet Explorer o l'avete mai usato? Mettete un commento sotto. Senza vergogna, ragazzi. Non bisogna vergognarsi di usare Internet Explorer, ok? Mica è lento, si sta slentando anche la musica. Poi siti... No! Milkair! Milkair! Cose... Ho letto cose zozze. No, no, Milkair, devo vedere io prima. Cioè, guardiamo con... Ok? Con presente... Su internet ci sono anche cose per adulti, chiaramente. Vediamo. 18 più. Aia. Vediamo. Nel caso sto pronto a mettere in pausa. Milkair non aveva fatto la puzzeria, eh. Oh, sta su YouTube sto video, non scherziamo. Sta cercando di sniccare dentro. Certo, è certo. Eh beh, chi non ha mai fatto, insomma, voglio dire. Qua è il momento, qua potrebbe vedersi, insomma. Cosa avrà mai messo? C'è Minecraft, non penso che... Ah, è una stanza bianca. Cioè, fanno schifo i siti per... Non ho capito! Cioè, vabbè, il senso è che ci sgattaio lì dentro e poi non trovi niente di che. Vabbè, non giudichiamo, VPN, oh no. Quelle che spammano dappertutto. Usa anche tu. Ah, per proteggere i tuoi dati. Beh, a volte servono. Vabbè, sentiamo, va. Sì. È il Nether. Che succede? Qual è il VPN qua? Sono i piglin? Non ho capito. Ah, ho capito. Era l'armatura d'oro, avete capito? Perché i piglin non ti attaccano se tu c'hai l'armatura d'oro. Quindi la protezione per i tuoi dati era l'armatura d'oro. Milkair, un po' weak questa cosa però. Milkair, 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 dai, diamoci da fare. Pirateria. Oh, sbagliata. No, non credo che c'entrano i pirati però, eh. Pozione del respiro sott'acqueo. Visione notturna. Cosa sta facendo? Perché è un pirata, quindi nuota bene? Suppongo di sì. Beh, la nave pirata su Minecraft è questo relitto qua. Forse c'è qualcosa di piratato? Shrek MP3-4 original, mannaggia. Quello è piratato, sì, eh. Poi non era mai Shrek MP4. Voi non so se... Ma quando ero piccolo io... poi vi racconto, anzi vi racconto adesso. Quando ero piccolo io... Che internet era ancora... Quant'è il massimo che poi si può essere arrestati per queste cose? Penso poco. Vabbè, un mio amico... Praticamente questo mio amico, mannaggia lui, ma io gli ho detto non lo fare, questo mio amico che era piccolo, aveva 10 anni probabilmente, questo amico mio, non ero io, era un mio amico. Lui, io gli ho detto non lo fare, Franco, non lo fare, e lui invece, questo qua imbecille, cosa faceva? Scaricava i film che voleva guardarsi illegali, però li scaricava perché a quei tempi... Insomma, erano tanti anni fa, ragazzi, insomma. Poi era Franco, questo imbecille. Io gliel'ho detto, non lo fare, sei un cretino. E lui lo faceva lo stesso, vabbè. Però non erano mai il film che doveva essere. Cioè, tu scaricavi, per esempio, che cacchio girava in quegli anni? Il Re Leone. Poi scaricavi sul computer e invece non era il Re Leone. Erano 20 minuti di nero, se ti andava bene. Se ti andava male... non fatemi dire battute. Se ti andava male erano 20
20, vabbè, abbiamo capito, dai, insomma, andiamo avanti che è meglio, ok? Ecco, pubblicità, ok, pubblicità, vediamo. E il ferro, la pubblicità? Queste sono le Blast Furnace, mi è venuto in mente che queste io non le faccio mai. Però buone. Aia, gli sta entrando gente in casa, sento il rumore. Sì, certo. Sono gli spiriti. Perché praticamente quando tu stai su internet a volte si sentono i rumori dei pop-up. Avete preso? Che tipo papata da qualche parte una finestra e fa casino. Lo so, è vero sta cosa, Le prove gratuite che ti chiedono la carta di credito. Porca. Questo è un male del mondo comunque, è una piaga sociale. Dimmi che lo devo comprare il programma, io metto l'anima in pace. Però non è che poi mi scammi. Vedi, scommetto che adesso va a minare i diamanti e non ce ne sono, guarda, Nope. Ecco. Bravo Milkair, qua non c'ho niente da dire, bravissimo. Hai colto nel segno, hai colto. Bravo. Mannaggia ste cose. I troll. Vabbè, qualche volta siamo stati tutti un po' troll. Dobbiamo fare ammenda delle nostre azioni, dobbiamo riconoscerlo, capito? Chi non è mai stato troll, alzi la prima pietra, insomma. Dove sei? Ha scritto. Ma gli rispondono una battuta stupida, sono sicuro. Come controllo le mie coordinate? Non gli dire Alt F4. Ve l'hanno mai fatta sta cosa? Che ti quitta il gioco se fai Alt F4. E quindi qualcuno ti chiede, quando chiedi come si fa, premi Alt F4. L'abbiamo fatto tutti. Cioè ormai non funziona più, perché lo sa anche Jerry che Alt F4 ti chiude il gioco. Però Memes 200 quoziente intellettivo richiesto. Aia. Infatti non l'ho capito. Sarà un meme. Questo è un meme, ma non mi viene in mente qua. Cioè capisco che sono delle vignette di un meme, però non... Qual è questo? Vorrei che fosse volgare, perché verso l'ultima vignetta, cioè come fa ad essere volgare? Delle linee, non lo so. Però se capite qual è, ditemelo, vi prego. Non l'ho capita io. La macchina del tempo. Macchina del tempo è una roba di internet? Ah sì, è vero! C'è un sito su internet che ti fa vedere gli altri siti. Tipo voi potete vedere com'era il mio canale 10 anni fa tramite questo sito. Però non so come si usa, non mi ricordo. Penso si chiama Wayback Machine. È fighissimo. Cioè tu vuoi vedere una pagina com'era un certo numero di anni fa. Infatti sta facendo vedere una mappa di Minecraft vecchissima. Questa è stata una delle primissime custom map con la redstone. Mi ricordo anche chi l'aveva fatta e io lo seguivo. Non mi ricordo il nome però. Disco può essere. Mi sembra che l'ha fatta Disco. Che bei tempi, porca miseria. Se qualcuno la conosceva me lo scriva. Robux Generator. Non posso essere il solo, dai, a conoscere queste cose. Che è successo? È stato scammato. Un cetriolo? Che schifo, il cetriolo di mare. L'ha pescato? Ah, è stato scammato, l'hanno pescato di brutto. Wikipedia, dai, Wikipedia è bella, non gli si può dire quasi niente. Ma cosa gli si può dire a Wikipedia? Cancellano sempre le pagine degli youtuber. Ci sono pagine sui VIP più sconosciuti e insulsi, senza nulla togliere a nessuno, però ci sono VIP, ci sono certe persone che non hanno fatto niente nella loro vita, non le conosce nessuno e la pagina c'è. Quando qualcuno crea la pagina di uno youtuber, arriva qualche recensore di Wikipedia, tutto incattivito, avvelenato col mondo moderno, e la cancella. Perché è moderna, beh. Allora, o togliamo anche le pagine di chi non conta niente, non è conosciuto da nessuno, o altrimenti lasciamo anche quelle di youtuber. Grazie, arrivederci. Andiamo avanti e vediamo che cosa. Però Wikipedia in sé è molto utile, è molto bella. L'abbiamo usata tutti tanto, ed è una bellissima cosa. Da quando è uscita, insomma. Vedi, infatti c'ha tutti gli incantamenti, perché è potentissima, no? Ti sa dare tutte le informazioni che ti servono su qualsiasi cosa. Quindi, lode Wikipedia, se non per questo piccolo dettaglio. È finito il video di Milkair. Allora, bello, Milkair non tradisce mai, ma io ormai lo so. Grande Milkair. Per questa volta ci fermiamo qui. E da Lion e Milkair, out!